prende forma largo Paolo Rossi Noville, luogo che verrà intitolato all'indimenticato e indimenticabile campione di calcio davanti all'ingresso dello stadio Menti di Vicenza, voluto dall'amministrazione e dalla società Lanerossi Vicenza assieme a Federica, moglie del calciatore. Questa mattina abbiamo presentato in Casa Vicenza il nuovo progetto del largo Paolo Rossi. Il largo Paolo Rossi, che intitoleremo già nel mese di settembre a livello di toponomastica, ma che stiamo lavorando sullo studio di fattibilità per procedere con l'investimento di 250.000 euro per la realizzazione della nuova piazza, che è quella legata appunto attigua allo stadio e a Via Schio. In particolare simboli importanti, il numero 9, che sono il simbolo della maglia di Paolo Rossi, le due scarpe da calcio che sono delle aiuole anche queste, e poi la simbologia del pallone, il pallone d'oro di Paolo Rossi, appunto sulla pavimentazione. Il progetto, redatto dall'ingegner Giovanni Fichera del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Vicenza, è partito da uno studio di fattibilità realizzato gratuitamente dall'architetto vicentino Riccardo Cestari, spesa prevista 250.000 euro. In onore del bomber biancorosso, due aiuole rialzate avranno la forma di scarpette da calcio, mentre la terza, rasoterra in prossimità dell'ingresso principale dello stadio, avrà l'aspetto dello storico numero 9. Il progetto prevede anche il rifacimento della facciata principale con il recupero delle finestrelle della vecchia biglietteria e la riqualificazione del muro est dello stadio, sul quale verrà fissa una gigantografia o un murales raffiguranti Paolo Rossi a carico della società sportiva.